Questa carta dà il senso di quello che fu l'ordine europeo in conseguenza del Congresso di Vienna. Siamo nel 1815, la sconfitta di Napoleone è fresca e le maggiori potenze europee, e nella misura in cui europea anche l'Inghilterra, partecipano alla ridistribuzione dei pesi e delle misure su scala continentale dopo la disfatta della famiglia Bonaparte. La caratteristica fondamentale di questo ordine europeo è quella di avere incluso lo sconfitto, e cioè la Francia, nell'ordinamento nuovo, un paradigma che purtroppo non sarà più seguito nei conflitti successivi, in particolare dopo la Prima Guerra Mondiale a Versailles, quando la Germania sconfitta viene esclusa. Perché è importante includere nella pace concordata a Vienna nel 1815 anche lo sconfitto? Beh, evidentemente per limitare il rischio che la potenza sconfitta, stupenda e umiliata, diventi un fattore di revisione territoriale e di nuove guerre. I grandi protagonisti di Vienna, questo straordinario incontro di tutte le potenze europee, sono infatti il ministro degli esteri francese Talleyrand, che ha servito più o meno tutti i padroni, fossero rivoluzionari, conservatori, monarchi, imperatori o quant'altro, l'austriaco Metternich e evidentemente anche il britannico Castlereagh. Una delle conseguenze più importanti di questo trattato è il riaccorpamento degli stati tedeschi, che sarà poi la precondizione per l'unificazione tedesca pochi decenni dopo. E tanto è efficace questo ordine di Vienna che durerà grosso modo quasi intatto fino alla Prima Guerra Mondiale, cioè un bel secolo.